Boker ora tutte, 25 ad Arles. Allora, oggi la Yom Yom ci insegna che dopo il Shir Yom, la mattina, no? Dopo la fila di Shacharit, si legge Hoshi'enu Shemerokeinu, e sia nei giorni feriali che nei giorni festivi, dunque Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Hoshi'enu Achar She'eser Yom Omrim, hen b'chol, hen b'Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Velocissime. E passiamo al Chumash. Allora, Chumash, siamo anche questi giorni, ci stiamo rifacendo della parasha di Tisa, e dunque siamo al terzo giorno della settimana, Yom Shlishi, terza chiamata, dunque concludiamo il 35esimo capitolo, da 30 a 35 incluso, e ripartiamo dal 36esimo capitolo, da 1 a 8. E più che altro non ci sono tanti rashi, o non ci sono tanti rashi, dunque possiamo lanciarci. Allora, vado subito. Allora, ricordo anche che la lezione, l'Erfua Shlema Umushlemeti, Ruth Fiammetta Bat Karlashe, Anituach Yeh Beshat Tova Umutzlachat, Bikalei Kalut, Berefuah, Bebriut, Kol Evarei Avegidea, Befa Benafsha, e tutti quelli che hanno bisogno, Refuah Shlema. E dunque, a questo proposito, già mettiamo anche Tzedakah, ragazze. Amen. Amen, per te Rivka anche, per tutti quelli che hanno bisogno, Refuah Shlema, per Sharon, per Hayamush, in tutto quel che ha bisogno, per Rachel, per me, per tutte noi, Riuta Nefesh, per Riuta Guf, per Ramat Evarenu, Shatzati Dinu, Shekola Misrael, e Refuah Shlema le kol ha'chayalim, le kol ha'pitzuim, Achzarat kol ha'chatufim, Echad Echad, Amen, Ken Yi Ratzon, Refuah Shlema le Rosa Bat Tamar, Nechama Michla Bat Dvora, Nechama Dina Bat Sara, Anne Bat Genia, Bebaala, Mirachet Bat Aziza, e facciamo l'Inui Nishmat Kol HaNirtzachim, Al Kiddushem Shamayim, Tiyeh Nishmatam Tzrura Bitzror HaChaim, Yihi Zichram Baruch, Nishmatam Bedit Zemer Amim, Hashem Yikom Olamam, L'Inui Nishmat Avi Mori Rabbi Yeshua Menizah, L'Inui Nishmat Achotim, Yiram Bat Rachel Yeshua, Geula Pratit, Geula Kladit, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך והבית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשך והבית, לזכות, לזכות. Ciao carissima, ho appena fatto tutte le brachot per te, abbiamo messo tzedakah, abbiamo chiesto Refuah Shlema, che vada nel migliore dei modi, hai qualche minuto e allora senti il Sì, Chumash. ho qualche minuto, però aspetta che non ho il Kumash, vado a prenderlo. La pagina 193 del Chumash di Moshe Levi, eccoci qua, nel frattempo stanno entrando anche le altre. Comunque, come dici, tutto viene da Hashem. Ashgaha pratita, con l'ashgaha pratita. Stamattina mi sono svegliata presto, non so perché. Ho detto, sai che faccio? Dopo, più tardi, vado a fare colazione fuori, alle 9, scendo verso le 8:30, alle 9 vado. Invece poi ho detto, ma no, ma non me vado, al samba, mangio direttamente qua e mangio subito. E erano le 6:30. Alle Wow. 9 mi ha chiamato il medico, mi ha detto, da quanto stai a digiuno? Vieni prima che facciamo prima. Io ho detto, no, vabbè. Già questo è un segnale che Sì. tutto è. Beh, Ashgaha Pratit, e che l'intervento sia nel Ma a che ora migliore. ci dai l'intervento? A questo punto non lo so, A non questo lo punto non lo so. so perché Madama ha mangiato. No, mangiato alle 6 va bene. Ah, Alle dalle 6 6. va bene. Ah, ok, va No, bene. No, alle perché... 9 io dovevo smettere di mangiare. Alle Ah, 9 ok, allora benissimo. mi hanno anticipato. Allora, ho capito invece che... ok, perfetto, Non è benissimo. 8 ore prima? 6 ore prima lui mi ha detto. Ok. Senti, Allora, che pagina mi hai detto? 393, capitolo 35, passo 30, terza chiamata. 393. Parashat Vayakhel. Allora, a questo punto, ampio anche Rachel non può leggere oggi. Allora, vai, vai, ti sentiamo, che ti Terza sia di chiamata? scudo, che ti protegga, men che ne razzon. Vai da Amen. 30 a 34, ti fermi, sì. Ok. Moshe disse ai figli di Israele: vedrete, l'Eterno ha specificamente designato
Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, figlio a sua volta di Miriam, della tribù di Yehuda. L'ha colmato dello spirito degli Hashem, dotandolo di sapienza, di capacità, di comprensione, di intuizione divina e della capacità di compiere qualsiasi lavorazione. Per progettare elaborati disegni in tessitura e per lavorare con oro, argento e rame, per intagliare pietre ed incastonare e interziare il legno, così da poter fare qualsiasi tipo di lavoro artistico. Hashem mise in lui e in Ancora, Oliab. Hashem mise in lui in Aboliab, figlio di Oliab, figlio di Ahisamach. Yachzanach, della pur umile tribù di Dan, anche l'abilità di insegnare. Allora, Boker Tov a tutte quelle che si sono nel frattempo aggregate, carissime. Allora, ciao René, ciao, un abbraccio da tutte. Allora, come abbiamo visto, Mosè dice Bnei Israel, guardate chi è stato indicato per tutti questi lavori, Bezalel, figlio di Hur, che Hur a sua volta era figlio di Miriam, come Rashi precisa, tribù di Judà, la tribù più nobile tra le 12 tribù, e l'ha colmato di ispirazione divina, scienza, intelligenza, conoscenza. Adesso vediamo questi termini nel passù, tutti insieme. Vayomer Moshe Oh, Israele. posso leggerlo in Certo, ebraico? vai, vai, vai. Vayomer Moshe El Bene Israel, Reu Karai Adonai Beshem Bezalel Ben Ur Ben Hur Lematte Yehuda. Uri, Ben Hur le Mateuda. Uri. Vayemale Otto. Ure? Basta, basta, Ah, va. No, potevi va bene, farci Chochmat Vunah Edaat anche, dai. Vai male otto Ruach Elohim Bechochmah, Bitvunah Uvedat, Uvechol Melachah. Dunque abbiamo, ritroviamo, ricordate questi tre concetti che sono anche l'acronimo di Chabad, Chochmah Binah Edaat, e chi è il primo che aveva queste qualità proprio definite da Hashem, e che tutte e tre queste enormi qualità di Chochmat Vunah Edaat, Bezalel ben Uri. Dunque, velachshov machashavot lasof bazahav uvakesef uvanchoshet uvacharoshet even lemalot uvacharoshet etz lasot bechol melechet machashavet ulehorot natan belibo hu ve'ahuliav ben Ahisamach lematedat. Allora abbiamo Bezalel, che è discendente o è parte della tribù più nobile del popolo di Israele, al quale viene aggregato dunque il Aholiab, che lui però invece è discendente della tribù, figlio di Ahisamach, discendente di Dan. Dan, ricordiamo che è una delle più umili tribù, come ci sottolinea Rashi. Infatti Dan, come vediamo in Bereshit 30, quando è nato, era figlio di una delle serve, dunque, e non di Lea o addirittura Rachel. E Lea come Yehuda, appunto. Dunque Hashem lo pose, per quanto riguardava il lavoro del Mishkan, allo stesso livello di Bezalel, che, come abbiamo detto, apparteneva a una delle tribù più nobili. Tutto questo perché, in modo da confermare quanto dice la Torah in Iov 34,19, non ebbe riguardo per il ricco più del povero. Vuol dire che la Torah cosa ci insegna? Che, no, quando si parla di nobili origini, sì, molto importante, anche la Torah sottolinea, no, l'importanza di, per esempio, la famiglia, le famiglie reali di Davide, la sua discendenza, la stirpe di Levi, che poi sono diventati Leviim e Coanim, da un canto. D'altro canto, però, non vuol dire che chi è diciamo, di origini meno nobili non possa essere anche a livello di Neshama e di azioni altrettanto. Davide era un pastore, voglio dire, più umile. Esatto, e da lì è diventato il re di Israele. Allora, appunto, Hashem vi dotò sia a Bezalel di stirpe nobile, sia a Aholiab, figlio di Ahisamach, della tribù di Dan,
li dotò dell'abilità necessaria per compiere ogni genere di lavoro, di intaglio, di artistica tessitura, di ricamo di lana turchese, porpora e scarlatta, di normale tessitura, e loro erano a loro volta maestri nell'eseguire ogni tipo di lavorazione e di progettazione artistica. Sì, bene che Milly non riesce a tollerare. Grazie Milly per gli auguri, noi ci aggreghiamo come abbiamo detto prima. E dunque leggiamo anche quest'ultimo passo che ho appena letto. Mille otam chokhmat lev, di nuovo chokhmat lev, la sot kom lechet charash ve choshev ve rokem bat chelek uvar gamma, betolata shani uva shesh ve orek ose kol lacha ve choshve machashavot. Dunque, abbiamo ritrovato di nuovo appunto Bezalel e Oliav, le loro origini, l'importanza di avere da un lato qualcuno di origine nobile, dall'altro di una tribù, diciamo, relativamente mononobile, e sì, perché il popolo di Israele è appunto fatto di tutto e di più, e ci ricorda l'Ulav, l'Etrog, no, l'Hadas, no, la famosa Mitzvah di Sukkot, dove abbiamo di tutto e il popolo di Israele è fatto appunto di tutto, e così anche per il Minyan, anche se il decimo non è uno, è ebreo, però non è osservante, però fa parte del Minyan, e mille altri esempi di quanto l'importanza dell'unione del popolo è che tutti ci sentiamo allo stesso livello. Allora, concludiamo oggi col capitolo 36 da 1 a 8, e dove abbiamo la realizzazione del Mishkan e queste offerte che sono state portate, che alla fine erano in eccedenza. Allora, è quello che abbiamo ricordato nel Rashi ieri, vi ricordate, a proposito dei Nessi. Allora, un attimo, va bene, ne approfittiamo, dai, che ti porti Bracha, Ruth, vai. Bezalel eseguì tutti i lavori insieme a Oliav. Ci siete, ragazze? Ok. Vai Io Ruth. No, sono arrivata al 34, devo leggere il 35. quello l'ho già letto io, Ah, scusa. in italiano e in ebraico. Adesso il nuovo capitolo. Bezzalel seguì tutti i lavori insieme a Oliav e a tutti gli uomini esperti nei quali Hashem aveva infuso saggezza e intelligenza perché sapessero come fare ogni tipo di lavorazione per il santuario, secondo tutto quanto l'Eterno aveva ordinato. Mosè chiamò Bezalel e a Oliab e ogni altro uomo esperto nel cui cuore Hashem aveva infuso perizia, chiunque il cui cuore l'avesse ispirato a impegnarsi nell'opera per realizzarla. Dunque, ritroviamo questo il cuore che l'ha ispirato, dunque vediamo quanto nel cui cuore Hashem aveva infuso perizia, chiunque il cuore l'avesse ispirato, vediamolo anche sul testo, riprendete la pagina 392, Ve'assa Bezalel, Ve'a Oliav, Ve'chol ish chacham lev, Asher natan Adonai chokhma utvuna, Bahema ladat, chokhma bina ladat, לעשות את כל מלאכת. Sara, non ti sentiamo più. Sì, Avodat. eccola qua. Avodat. E poi qui riprendiamo invece, allora, qui, fino adesso abbiamo visto, dunque, sia ieri che oggi, no? Questa chokhmat tvunah dat, chokhmat lev, chokhma utvuna, la dat, chacham lev, chokhma belibo, fino a qua. Ok? Per oggi. Adesso, dal passo 3, riprendiamo il concetto di offerta. Offerta che vediamo definita come truma, come la parasha di truma, Scusate, appunto. ma io devo andare, Vai, vai, devo. vai, vai. Refuah shlema. Bazlacha, Ma tibria, bechole varech, vegitech, bufecho venafshech, amen, che ni razzon. Un abbraccio da te. ciao a tutte ragazze, ci sentiamo Fantastica, Bisrat Hashem fantastica. presto. Ciao. Sì. Un perfetto. Ciao. Amen, Ciao. amen, Se ti serve qualcosa, chiama. amen. Se no è uscita, credo, non ti ha sentita. Vabbè, poi le scrivi. Grazie, Rivka, anche per te.
tutto il bene a Menti e Nerazzoni. Allora, dunque, ritroviamo questi termini di Trumà e Nedavà, ok? Guardate, adesso li ritroviamo sul testo, prima leggiamo su qua su. Dunque, da 3 a 8, a questo scopo, dunque, Mosè chiama Bezalel Uverav e tutti questi uomini che erano esperti, nel cui cuore Hashem aveva infuso perizia, e il cui cuore l'avesse ispirato a impegnarsi nell'opera per realizzarla, pardon, a questo scopo presero direttamente da Mosè tutte le offerte che Ibn Israele avevano portato per la lavorazione del Mishkan per di fatto realizzarlo. Nel frattempo, Ibn Israele ogni mattina portavano ulteriori offerte. Allora, vediamo passo 3, Vayikhu lifnei Mosè et kol ha-truma asher hevi'u Ibn Israele l'imlechet avodat ha-kodesh la'asot ota ve'mevi'u elav od nedava baboker baboker. Dunque abbiamo la truma e abbiamo la nedava. Tutti gli uomini esperti a realizzare ogni lavorazione del Mishkan vennero da Mosè, ciascuno dal lavoro che stava compiendo, e dissero a Mosè: un attimo, il popolo sta portando molto più materiale, anzi troppo rispetto a quello necessario che Hashem aveva ordinato. Leggiamo, Vayavou kol hachachamim haosim et kol melechet hakodesh ish ish mimlachto asher hem haosim, vayomru el Moshe lemor, marbim ha'am leavi mide haavodah lamlacha asher tziva Adonai la'asot ota. A questo punto Moshe dà l'ordine e poi loro a loro volta diffusero la voce nell'accampamento dicendo: nessun uomo o donna faccia più alcuna opera come offerta per i Mishkan. A quel punto il popolo si astenne appunto da portare altro. Vayetzav Moshe, vayaviru kol bamachane nemor, ish veisha, al yasu od mlacha litrumat hakodesh, vayikaleam yavi. E, ultimo passuk, l'attività appunto di raccolta del materiale risultò essere sufficiente per compiere tutto il lavoro che si doveva fare e, come abbiamo detto anche prima, addirittura ne avanzò. Vayamlacha itta dayam, e kol amlacha la sotota, Vehoter e anche di più. Ok? Dunque, questo per quanto riguarda, allora abbiamo ritrovato Bezalel ben Aholiab della tribù nobile di Yehuda con Bezalel ben Hur, pardon, con Aholiab ben Ahisamach della tribù invece meno nobile, tutti insieme, loro erano gli addetti ai lavori, gli esperti, gli architetti, insomma, di tutto di più erano. E poi ovviamente non potevano fare il lavoro da soli, allora si sono aggregati a loro tutti gli altri esperti e più tutte le offerte del popolo ebraico che sono state offerte estremamente generose al punto che oh stop stop basta perché Baruch Hashem, questo è un bellissimo segno per il popolo di Israele. Un attimo ragazza, allora, prendete intanto il tanto. Un attimo, eccomi ragazze, un secondo. Eccomi qua, pardon. Che c'è un appuntamento per mia mamma. Vabbè, adesso ce la faremo tanto Tania, poi molto breve oggi. Forse riesco a farcela. Va bene, un attimo, scusate. Pagina 81. Vai, vai, Rivka. אם אצליח לבוא ב10:30, אני אודיע לך בעוד רבע שעה. Pagina 81 che è Kafdad. Non si sente. Pagina 81 e Mem Alef in ebraico e siamo verso la fine della pagina appunto 81, a metà, dopo il punto. Vese Shamar Hillel HaZakeh. Allora, siamo nella mitzvah, clou di tutta la Torah, che è la mitzvah di amare il prossimo come noi stessi. È entrata la mia carissima amica d'infanzia, a proposito di amicizia e di sentimenti sinceri di Avat Israel, ecco un'altra
Stupenda, ciao Esther, carissima, Poker Tov, Poker Or, stiamo incominciando il Tanga di oggi, stiamo riprendendo dunque Perek Lametbet, dove abbiamo detto che per poter arrivare a adempiere a questa mitzvah, che è la base di tutte le mitzvot, come appunto diceva, ricordava il saggio, bisogna mettere l'accento, ecco perché abbiamo i 30, 31 capitoli prima dove lavoriamo su questa cosa di mettere l'accento sull'anima e non sul corpo, e allora si potrà arrivare a ciò. Infatti, a proposito, come comincia oggi in Talmud Masachet Shabbat 31a, Hillel Hazaken, nel senso del saggio, quando disse che l'amore per il prossimo è tutta la Torah e tutto il resto non è che un commento. A proposito appunto dell'adempimento della mitzvah di amare il proprio sommo se stesso, infatti il fondamento e la radice di tutta la Torah qual è? È elevare, esaltare l'anima al di sopra, ben al di sopra ovviamente del corpo, fino a giungere addirittura all'essenza e alla radice di tutti i mondi e a tirare la luce benedetta di Ein Sof su tutto il popolo di Israele, come poi verrà più spiegato anche nel capitolo 41. Nel senso che riportare alla fonte, sulla fonte prima di tutte le anime di Bnei Israel, e che è ovviamente HaKadosh Baruch. Dunque, tutta l'essenza, come abbiamo detto, della Torah, dunque, di tutta la Torah, è elevare l'anima sul corpo. Dunque, e come abbiamo detto, ecco perché Hillel diceva che quando attuiamo la mitzvah di chiamare il prossimo con noi stessi è una sorta di adempimento dell'essenza della Torah, perché appunto per arrivare a compiere questa mitzvah come Dio comanda, precisiamo, non per interesse o per piacere e via dicendo, ma perché veramente un comandamento di Hashem. E per poter arrivare a questo livello di Avat Israel bisogna essere a un livello spirituale molto alto, dunque il risultato di un lavoro spirituale molto serio, che richiede molto sforzo, e dunque unirsi all'uno, alla fonte di ogni anima ebraica, cioè di Hashem, e ciò non è possibile quando Dio non voglia, c'è disunione tra le anime, poiché HaKadosh Baruch Hu non dimora in un luogo imperfetto, come lo diciamo ogni mattina nella Tfilah, nella Amidah, benedici, o tu Hashem, nostro Padre, tutti noi assieme, come un tutt'uno, con la luce del tuo aspetto. Dunque, per poter avere la bracha di Hashem, questo è quello che noi stiamo molto capendo dal 7 ottobre più che mai, che per avere la bracha di Hashem, la vittoria ultima sul male assoluto che stiamo patendo, bisogna in primis, la base di tutto è l'amore e l'unione uno verso l'altro. Leggiamolo insieme. Vezeh she'amar Hillel HaZaken al kiyum mitzvah zu, zehu kol haTorah kula ve'edach pirusha hu chule. Ki yesod ve'shoresh kol haTorah ולהגביה ולהעלות הנפש על הגוף, מעלה מעלה עד עיקרה ושורשה דכל עלמין, וגם להמשיך אור אינסוף ברוך הוא בכנסת ישראל, כמו שכתוב לקמן, דהיינו, במקור נשמות כל ישראל למהווה אחד ואחד דווקא, ולא כשיש פירוד חס ושלום בין נשמות דקודשא בריך הוא, לא שריעא באתר פגים, וכמו שכתוב, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, נלה מידה ונמתינה, Moshe Katum ma come Herve Arefa. E concludiamo col Teilim. Eccomi qua. Se dovrei farcela. No. Oggi ne abbiamo 25 di Adar e si va nel Perek 119 dal Pasuk 1 a 96 compreso. Esatto, grazie Ronè, carissima. Allora, mi lancio direttamente nella lettura di questo mezzo Perek Ufutet, perché metà oggi, metà domani, come ormai ben sappiamo, e anche se René ci deve e ci illumina ogni giorno, Shetibria, Lechaim Arukim. Grazie. Allora,
andiamo tutte alla lettura direttamente, leggete con me. Ashrei tmimei dare haolchim b'torat Adonai. Ashrei notzrei edotav b'chol devi drishu. Af lo fa'alu avla idrachav alach. Ata tzivita fikudecha lishmor meod. Achalai ikonu drachai lishmor chukecha. Az lo evosh behabiti el kol mitzvotecha. Otcha v'yosher levav belomdi mishpete tzidkecha. Et chukecha eshmor. Un attimo, ragazzi. Et chukecha eshmor. Alta azveni ad meot. Lettera bet. Bamei yizaken ha'ar et orcho lishmor kidvarecha. Lishmor kidvarecha. בכל ליבי דרשתיך, אל תשגן מצוותיך. בליבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. ברוך אתה, אדוני, למדני חוקיך. בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך. בדרך דבותיך ששתי כעל כל חום. בפיקודיך אשיך, ואביטה אורחותיך. בחוקותיך אשתעשה. Lo eshkach devarech. Lettera Gimel. Come ben sappiamo, abbiamo tutte le lettere in questo periodo. Gmol alavdecha echie veeshmerah devarech. Gal einai veavita niflaot mitoratecha. Gal einai, gal einai, gal einai. Ger anochi vaaretz, al taster mimeni mitzvotecha. Garsa nafshi letaava el mishpatecha bechol et. Gaarta zedim arurim hashogim mitzvotecha. גל מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי. גם ישבו שרים בי, נדברו, עבדך ישיח בחוקיך. גם עדותיך שעשועי, אנשי עצתי. ליתר הדל. דווקא לעפר נפשי, חייני כדבריך. דרכי סיפרתי, ותענה, למדני חוקיך. דרך פיקודיך הביני, ועשיך בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני ותורתך חונן. דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיבית. דבקתי בעדבותיך, אדוני, אל תבישני. דרך מצוותיך ארוץ כי תרחיב ליבי. ליתר ה' הורני אדוני דרך חוקיך ואצרנה עקב. הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך כי בו חפצתי, הט ליבי אל עדבותיך ואל אל בצע. העבר עיני מראות שב בדרכיך חיי. הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי כי משפטיך טובי. הנה תאבתי לפיקודיך בצדקתך חיי. רבב. ויבואוני חסדיך, אדוני, תשועתך כאמרתך. ואענה חורפי דבר, כי בטחתי בדבריך. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך היכל. ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד. ואת הלכה והרחבה, כי פיקודיך דרש. ואדברה בעדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. ואשתעשה במצוותיך אשר אהב. ואשא כפי אל מצוותיך, אשר אהבתי, ועשיך, וחוקיך. לטר הזה. זכור דבר לעבדיך על אשר איחלת. זאת נחמתי ואונאי, כי אמרתך חייתן. זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. זכרתי משפטיך מעולם אדוני ואתנך. זל אפה חזתני מרשעים עוזבי תורתך. זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. זכרתי בלילה שמך אדוני ואשמרה תורתך. זאת הייתה לי כי פיקודיך נצרתי. לטר אחר. חלקי אדוני אמרתי לשמור דבריך. חיליתי פניך וכל לב חונן כאמרתך. חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. חבלי רשעים נעבדוני, תורתך לא שכחתי. חצות לילה
לקום להודות לך על משפט צדקך. חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודך. Sono amico di tutti coloro che hanno timore in te, fate entrata prima la mia amica e di cui voi tutte anche, per ben scegliersi le amicizie a proposito. Poi amare il prossimo come se stessi tutti, poi le amicizie è un'altra, chi frequentare è ancora un altro discorso. Chasdecha Adonai mal haaretz chukecha lamdi. Lettera te. Tov assita imavdecha Adonai kidvarecha. Tuv tam vada lamdein ki ve mitzvotecha he eman. Terem ene ani shogeg ve ata imratcha shama. Tov ata umetiv lamdein chokecha. Taflu alai sheker zedim ani. Becholev etzor pikudecha. Tafash kachelev lubam ani. Toratcha shiasha. Tov li ki umeti. למען אלמד חוקך. טוב לי תורתיך מאלפי זהב וכסף. לתראי, ידיך עשוני ויכוננו, הביני ואלמדה מצוותיך. יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחד. ידעתי, אדוני, כי צדק משפטיך ואמונה איניתה. יהי נח חסדך לנחמיני כי אמרתך לעבדיך. יבואוני רחמיך ואחיה. כי תורתך שעשועי. יבושו זדים, כי שקר עיוותוני, אני אשיח בפיקודך. ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. פנמוטימה לטרה די אוג'י, כף, 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 כף. קלטה לתשועתך נפשי, לדברך איכה. כלו עיניי לאמרתך לאמור, מתי? אמן. כי הייתי כנות בקיטור, חוקיך לא שכחתי. כמה ימי עבדך, מתי תעשה ברודפי משפט, פרסטו אמן. קראו לי זדים שיחות אשר לא כתורתך, כל מצוותיך אמונה, שקר רדפון עוזרי. כמעט כילוני בארץ, ואני לא עזבתי פקודיך. כחסדך חיים ואשמרה עדותיך. אולטימה לטרה די אוג'י, לטרה למד. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, לא סיפט, ריפטה, ופיו וולטה, נהי ימים נוראים. לדור ודור אמונתך, כוננת ארץ ותעמו, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי ואוני. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתן. לך אני הושיעי, כי פיקודיך דרשתי. לי קיוו רשעים לעבדני עדותיך את קונן. לכל תכרה ראיתי קץ רחבה, מצוותך מאוד. אקו קודיאמו קומיון ג'ורנו, כל סלמו 122 123, סלמו דה רבה דה רבנית, כסיינו די פרוטציונה, פרטוטו עם ישראל, פרטוטו נוי, per Ruto oggi in particolare, amen che ne razzò. Amen. Scuta Rabbi Melech HaMashiach, che agen alai, ve al kol oavai, ve al kol amo Yisrael, ve al kol oave ve tonche Yisrael. Shir ha-ma'alot le-dabi. Samachti be-omrim li bet Adonai nelech, omdot ayu raglinu bish'arayich Yerushalayim, Yerushalayim abnuya, כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים, שבטי יעד, עדות לישראל, להודות לשם אדוני, כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבי, יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים, אבקשה טובה. זכות הרבנית הצדקנית, תגן עלי ועל כל אוהבי ועל כל עמו ישראל ועל כל אוהבי ותומכי ישראל. שיר המעלות, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, הנה, כעיני עבדים אין יד אדוניהם, כעיני שפחה יד גבירתה, כן עינינו אל אדוני אלוהינו, עד שיחוננו. חוננו אדוני, חוננו, כי רב סבנו. רבה צבעה לנפשנו, צבעה לנפשנו, הלעג השאננים, הבוז לגיוני. חזק, חזק, חזק וברוך, רגצי, נברצ'ו פורטי, בוניסטי, פרטוטנוי, פרוטים פרטיקולרי, אוג'י,
e per tutte noi, e per tutta Mistral, solo Psorotto, Amen. Hanir Evanigla. Amen, amen. Ciao Amen. Francesco, ciao Carissimo, ciao Ruth, ciao Rachel, ciao Amen. Giulia. Amen.